Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi volevo farvi un video tutorial, visto che è stato molto richiesto, ed è il video su come realizzare ciucci magnetici, ovvero ciucci per bambole reborn. Io spero che questo video vi piaccia e iniziamo subito. Quello che vi servirà è un ciuccio. Io ho comprato questo qui, carino, della sua Vinex, rosa, con sui fiorellini. Poi vi serviranno le forbici, sia grandi che piccole. Poi vi servirà un magnete come questo qui e poi vi servirà uno stuzzicadente, un cartoncino su cui mettere la colla e la colla. Questa qui è una colla bicomponente che funziona benissimo, io mi trovo davvero bene. È della Bostik, come potete vedere, e appunto è una colla che ha due componenti che vanno mischiate. Io mi trovo, come ho detto, davvero bene e soprattutto mi piace perché non è una colla pericolosa da usare, quindi vi raccomando di usare questa colla. So che c'è tanta gente che usa anche la colla a caldo, però sinceramente non ho mai provato. Io consiglio di usare questa qui perché mi trovo bene, però se qualcuno ha usato la colla a caldo e si è trovato altrettanto bene, scriva giù nei commenti, così che appunto si possa dare un'alternativa. E quindi sì, possiamo iniziare. Allora, la prima cosa che faccio è togliere il ciuccio dalla confezione, ovviamente. È davvero carino, mi piace un sacco. Poi mi piacciono queste confezioni rosa della sua Vinex, sono davvero carine. Quindi sì, eccolo qui. È la taglia, diciamo, 0-6 mesi e ha la tettarella in caucciù. È carinissima perché è proprio piccola e mi dispiace tagliarla, però dovremmo farlo. Quindi, allora, prima cosa è tagliamo la tettarella dal ciuccio. Per tagliare la tettarella in modo efficace io raccomando di tirarla verso l'alto con due dita, mentre con l'altra mano la tagliate alla base. È molto importante tirare la tettarella verso l'alto perché non devono rimanere residui attaccati al dischetto rigido del ciuccio. Quindi sì, in questo modo, con la forbice cercate di andare il più vicino possibile allo scudo di plastica. È un po' difficile con certi ciucci, dipende anche dallo spessore che hanno il silicone oppure il caucciù della tettarella. Però cercate di fare questo passaggio in un modo abbastanza preciso perché è fondamentale, altrimenti la colla non attacca. Ok, in questo modo. E adesso, come potete vedere, abbiamo praticamente una sorta di piastra su cui possiamo appoggiare il magnete. Quindi possiamo iniziare ad incollarlo con la colla. Quindi adesso metteremo il magnete sul dischetto rigido del ciuccio. Per preparare questa colla il procedimento è molto semplice. Aprite ovviamente la confezione e stendetela su un cartoncino, comunque su una superficie che poi potrete buttare. L'importante è che quando spremete la colla sul cartoncino esca lo stesso quantitativo di colla da entrambi i tubetti, è fondamentale. Poi mischiatela in questo modo per circa un minuto finché non diventa un pochino opaca. Poi prendetela con lo stuzzicadente e mettetela nel centro del ciuccio, in questo modo. Non mettetene tantissima, altrimenti uscirà ai lati del magnete, ma nemmeno troppo poca perché sennò si potrebbe staccare. E poi il magnete. Il magnete dovete accertarvi che sia nel lato, di incollarlo dal lato giusto, perché ovviamente la vostra bambola ha un magnete in bocca che deve attrarre questo magnete, non respingerlo. Quindi appunto accertatevi di averlo messo dal lato corretto, in questo modo. Potete vedere che c'è un pochino di colla intorno, ma non troppo, quindi il magnete non è, diciamo, annegato nella colla, però ce n'è abbastanza per poterlo incollare. E adesso aspettate finché la colla non si asciuga. E quando si asciuga
potremo coprirlo con un pezzettino di tessuto. Mentre aspetto che la colla si asciughi, ho preso un pezzettino di tessuto, in questo caso come potete vedere ho del pile bianco qui, che secondo me è perfetto perché è molto soffice e quando lo tagliate non si sfrangia, quindi appunto è perfetto secondo me per coprire il magnete, per proteggere diciamo la bocca delle Reborn, che essendo dipinta non deve andare in contatto diretto con il magnete, che invece è molto duro. Quindi sì, appunto, il pile è molto soffice e penso sia perfetto. Ho utilizzato la colla, in particolare il tappo della colla, per fare questo cerchietto che ho disegnato con questa matita e quindi l'ho disegnato e adesso lo taglierò e poi andrò a incollarlo sopra al magnete quando la colla che lega il magnete al dischetto del ciuccio si sarà asciugata. Quindi sì, iniziamo subito. Ora che la colla dopo circa 30-40 minuti si è asciugata, posso incollare questo dischetto sopra al magnete per proteggerlo, cioè per proteggere la bocca delle mie Reborn. Quindi inizierò a mettere la colla tutto intorno al magnete per incollare il dischetto di tessuto. Come prima, stendo la colla sul cartoncino in questo modo. Non ne serve tantissima. Ok, adesso mischio la colla esattamente come ho fatto prima. È molto importante mischiare bene questa colla. E poi ne prendo un pochino e la metto tutta intorno al magnete, non sul magnete, ma soltanto intorno, come sto facendo in questo momento. Come ho detto prima, non ne serve tantissima, ma l'importante è che sia tutta intorno al magnete, in questo modo. E poi stendetela un pochino utilizzando lo stuzzicadente, però senza allontanarvi troppo dal magnete. Così. In questo modo. Spero che possiate vedere bene dove ho messo la colla. Così. E adesso abbiamo la colla intorno al magnete e possiamo finalmente incollare il nostro dischetto di pile sul ciuccio. Lo mettiamo così, sopra il magnete. Poi dovreste usare qualcosa come questa. Questa è una vecchissima gomma, la struttura di plastica di una gomma che usavo quando andavo alle medie, ma è perfetta. Perché è circolare e all'interno ha il buco in cui si infilerà la calamita. Quindi utilizzo questo tubetto per schiacciare il tessuto tutto intorno al magnete, perché il magnete appunto starà all'interno di questo tubetto. Quindi in questo modo, come potete vedere, e premo per circa 2 o 3 minuti. Per essere sicura che si fissi, diciamo, il tessuto alla colla. In questo modo. Passati circa 3-5 minuti, il risultato è questo qui. Adesso posso smettere di premere il tubetto di plastica contro lo scudo del ciuccio. E come potete vedere il tessuto pare già parzialmente incollato al disco del ciuccio intorno al magnete. Quindi sì, ovviamente la colla non è ancora asciutta e per asciugarla definitivamente, almeno per quanto riguarda questa colla bicomponente che uso io, ci vuole più o meno una notte. Io raccomando di non utilizzare il ciuccio quando la colla non è ancora ben asciutta perché potrebbe rovinare la vostra bambola. Quindi semplicemente aspettate finché la colla non sarà completamente asciutta. E questo è il risultato che otterrete alla fine del processo quando la colla si sarà asciugata. È così, come potete vedere, c'è questa parte di tessuto che protegge il magnete. E spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Lasciate un bel pollice in su, condividete il video e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo presto con nuovi video. Ciao!